Gli artigli del caos. Gli eventi narrati in questo libro si sono verificati in un periodo di grandi guerre e tumulti nelle terre conosciute come l'Impero. In seguito alla morte dell'imperatore Mandred per mano di assassini non umani, gli stati dell'Impero non riuscirono a eleggere un nuovo reggente e le province entrarono in guerra tra di loro. Il conflitto si protrasse per centinaia di anni e il periodo storico nel quale si svolgeranno gli eventi che sto per narrare fu conosciuto come il tempo dei tre imperatori, perché i due conti delle province di Stirland e di Talabekland e quello della città-stato di Middenheim si erano autoproclamati imperatori legittimi. L'impero era spaccato al suo interno e sotto attacco dall'esterno. I regni che un tempo avevano cooperato tra loro ora agivano come singole unità. Il sospetto e i giochi politici divennero usuali nelle corti imperiali, mentre la gente cercava di sopravvivere tra le rovine dell'impero. L'anarchia regnava suprema. I briganti controllavano le praterie, i temibili uomini bestia battevano le strade tra i boschi e la gente dell'impero, un tempo cosmopolita, si isolò. I governanti litigavano tra loro, mentre le città e i villaggi dovevano pensare a difendersi da soli. Le orde di mutanti, di orchi, di skaven e di altri abomini portarono morte e distruzione in gran parte del reame. Nelle città erano sorte ridde di culti millenaristici e bande di flagellanti percorrevano le vie dei regni diffondendo il verbo delle loro religioni apocalittiche e le loro profezie. I fedeli smisero di frequentare i santuari di Sigmar e cercarono la salvezza negli dei antichi come Tal e Ulrik, ma anche nei poteri oscuri. Tutte le date sono riportate secondo il calendario imperiale, che comincia con l'incoronazione di Sigmar, il primo imperatore. I cadaveri costellavano la neve. Dopo mezza giornata di accaniti combattimenti, il numero dei morti e dei feriti ammontava a 20.000 e la battaglia continuava a infuriare. Sutenwulf, progenie demoniaca, osservava il massacro con un sorriso che gli increspava le labbra inumane. Il principe demone distese le ali e spiccò il volo. Le estremità delle ali battevano lentamente, portandolo giù dal pendio in cima al quale si era fermato. Intorno a lui infuriava la battaglia e la piacevole melodia di urla, grida di guerra e il clangore metallico delle armi. Le orecchie innaturali di Sutenwulf erano deliziate dal suono delle asce che tagliavano le carni e delle spade che spezzavano le ossa. La battaglia durava ormai da 7 ore e il freddo sole del nord cominciava a tramontare dietro le montagne. Il generale demone sentiva che era giunto il momento di farla finita con quei guerrieri dell'impero meridionale. Guardò con orgoglio il grande esercito che aveva radunato. Le bande di campioni degli dei combattevano fianco a fianco con le legioni di demoni che lui aveva evocato grazie alla sua potente magia, con i selvaggi e indisciplinati uomini bestia, i minotauri, gli orchi squamosi e altri mostri delle lande desolate del caos. Quella era la sua invincibile armata. Una volta eliminato l'esercito di questi pazzi mortali, avrebbe dato ai suoi l'ordine di dilagare a sud per saccheggiare e distruggere. Così facendo avrebbe avuto migliaia di vittime da offrire in sacrificio alle divinità oscure che gli avevano concesso i suoi poteri e l'immortalità. Grazie ai sensi demoniaci, Sutenwulf poteva avvertire il flusso di emozioni sul ghiacciaio insanguinato, la rabbia dei campioni di corno, la paura dei cavalieri imperiali, mentre il principe demone planava verso di loro, l'odio dei patetici preti sigmariti che si nascondevano dietro le file dei cavalieri in armatura,
La sete di sangue istintiva e feroce degli uomini bestia che attaccavano gli alabardieri schierati a proteggere il clero imperiale. Il principe demone assaporò tutte quelle sensazioni e atterrò di fronte ai cavalieri lanciando urlo possente. Sutenwulf aprì la sua forma immateriale ai venti magici che giungevano dal nord e lasciò che il caos allo stato puro entrasse in lui, facendolo sentire rinvigorito e più forte. Estrasse la spada, un'arma più alta di un uomo, decorata con le rune della lingua oscura, che si contorcevano sulla lama ogni volta che un uomo le fissava, e le sollevò sopra la testa. Attinse all'energia che scorreva in lui e spinse il suo potere all'esterno, facendo avvampare la spada. Per lui era una cosa da poco, ma il fremito di paura che scosse i cavalieri di fronte a lui e quello d'esaltazione dei suoi seguaci giustificava ampiamente quello che lui considerava un trucco da baraccone. I cavalieri caricavano con le lance abbassate, le bestie nitrivano terrorizzate, ma gli speroni dei loro padroni le costringevano ad avanzare. Sutenwulf ringhiò e girò facendo perno sul tallone del piede destro, tenendosi in equilibrio come lo spadaccino esperto che era stato un tempo. Alzò la spada a guisa di saluto, irridente nei confronti dei soldati che lo stavano caricando. Poi balzò in avanti, sulla neve sporca di sangue con passi da gigante. Le lance si spezzarono contro la pelle squamosa e nera del demone, senza penetrare la sua carne immortale, e Sutenwulf rispose all'attacco con la velocità di un fulmine, mentre un ringhio soddisfatto gli scaturiva dalla gola. La lama infuocata decapitò il primo cavaliere, il cui cavallo si imbizzarrì e cadde. Poi tagliò il braccio e il petto del secondo. Il calore della lama cauterizzò immediatamente le ferite. L'aroma dolciastro della carne bruciata riempì le narici del principe demone. Il fendente di ritorno tagliò in due un cavallo imbizzarrito, squarciandolo al garrese fino alla coda, staccando di netto la gamba del suo cavaliere, all'altezza della coscia. I fendenti, gli affondi delle spade e delle mazze si abbattevano inutilmente contro le braccia e il torso del demone, senza neppure scalfire quella carne magica. Più di due dozzine di cavalieri furono fatti a pezzi dalla sua spada. Gli arti amputati volavano nell'aria, ricadendo addosso ai compagni e seminando il panico tra i cavalieri e i cavalli da guerra. Sutenwulf sentì la paura che cresceva e decise di emanare un'ondata di puro odio che investì i soldati imperiali, terrorizzandoli a tal punto da far arrestare la carica. Uno si buttò giù dal cavallo, artigliando con le mani l'elmo che gli proteggeva il viso. Un altro fu schiacciato dal suo stesso animale. Un terzo balzò a terra, si inginocchiò e cominciò a pregare il patetico dio Sigmar. I cavalieri fuggirono in massa di fronte al principe demone, che rideva di gusto. Il demone rivolse la sua attenzione agli alabardieri e al prete che avanzava in sella al suo bel cavallo bianco. Indicò il religioso con la spada e diede un ordine nella lingua oscura. Gli uomini bestia sciamarono intorno a lui, agitando in aria mazze e asce, soffiando nei corni e sbattendo le fauci. Qualcosa al limitare del campo visivo di Sutenwulf distrasse la sua attenzione dal prete e dalle sue guardie del corpo. Il puzzo della fede impura aleggiava pesante sopra il campo di battaglia, che sembrava emanare da un'indistinta luminosità bianca. Quello era il loro campione, il lacchè dei Sigmariti, che osava sfidare il volere degli dei del nord. Gli avrebbe staccato la testa a mani nude e gli avrebbe frantumato il cranio con le dita d'unche, sfruttando il potere degli dei del caos. Avrebbe insegnato a quelle pance molli del sud chi erano gli dei che governavano i regni e in che modo i guerrieri combattevano per loro. Sutenwulf si alzò nuovamente in volo, con il cuore colmo di disprezzo, e planò le sue ondate di odio e paura, volando rapidamente sopra i mucchi di cadaveri. I soldati imperiali e i loro stupidi alleati chisleviti fuggirono di fronte alla sua ira. Solo il campione non arretrava. L'audacia di quel mortale fece infuriare Sutenwulf, che si lanciò in picchiata con la spada pronta a sferrare il colpo letale. L'essere demoniaco atterrò di fronte al condottiero imperiale, sollevando schizzi di terra mista a ghiaccio, e ringhiò una bestemmia nella lingua del caos. Parole che frustavano l'animo fin nel profondo. La figura luminosa, però, non sembrava per niente toccata da quelle parole, e rimaneva ferma,
e risoluta, con il martello stretto tra le mani. Il principe demone troneggiò sopra il suo avversario e dispiegò le ali con un rombo che ricordava lo scoppio di un tuono. Attinse di nuovo al suo potere immortale, emanando un'ondata di terrore puro. Ma la figura rimase immobile. Totenwolf ne fu incuriosito. Voleva saperne di più. Voleva saperne di più su quel coraggioso mortale che ardeva di luce profana. Accantonò la vista demoniaca e fissò l'avversario con occhi umani. Il volto, pallido e determinato, dell'uomo che, freddo, lo stava fissando, fece balenare lui la scintilla del ricordo.